Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. L'eterno riposo, dona a lui, o Signore, da essere una luce perpetua, riposa in pace. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemente, piangente in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona a lui, o Signore. Riposa in pace. L'eterno riposo. Riposa in pace. L'eterno riposo. Thank you.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Eccoci qui a formare una corona di amicizia, di familiarità, di comunità attorno a Don Maurizio. Un po' veneriamo la sua esistenza, il suo ministero, la sua testimonianza. Diventano Eucaristia, rendimento di grazie. Ecco, siamo vicini come presbiterio alle comunità che lui ha servito, in particolare il Campolongo. Siamo con i familiari, la sorella qui, la sorella e poi la cognata che non può partecipare, gli altri familiari. E vogliamo davvero che questo momento sia un raccogliere quel bene che abbiamo già ricevuto e lo facciamo diventare anche una preghiera di intercessione per tutti e per tante necessità e bisogni che nel contesto di oggi ci sono. Chiediamo anche perdono al Signore che chiede misericordia e rigenerazione, vita eterna. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E Dio, che è Padre buono, abbia misericordia di noi, perdoni il nostro peccato e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore misericordioso, al tuo servo Maurizio, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi hai affidato la tua parola e i tuoi sacramenti. Donami di esultare per sempre nella liturgia del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Ed infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio. Diciamo insieme, il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere, a lui cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore, cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, e lui, il Signore nostro Dio,
su tutta la terra i suoi giudizi. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Il nostro essere qui continua il pellegrinaggio di questi giorni, di questi due giorni, in cui Don Maurizio ha potuto ricevere atti di ringraziamento, atti di apprezzamento, di fiducia da parte di tanta gente che l'ha incontrato, conosciuto nelle comunità che lui ha servito, in particolare questa lunga esperienza a Campolongo. Ecco, ringrazio anche la presenza dei sindaci, di Danda, di Santo Stefano, di tutte le rappresentanze di realtà, di associazioni qui, e anche attraverso i mezzi di comunicazione ci sentiamo in rapporto, in comunione di fede e di preghiera con quanti nelle case si stanno unendo a noi in questa assemblea liturgica. Ecco, mercoledì scorso è giunta proprio in velocità la notizia che Don Maurizio non stava per nulla bene. L'unzione degli infermi celebrata da Don Fabio in quella mattinata ha predisposto Don Maurizio al passaggio finale. In quel giorno il Vangelo ci ha raccontato, come abbiamo ora riascoltato, ci ha raccontato di Gesù in casa di Pietro. Gli avevano riferito che la suocera
di Pietro era letto con la febbre. E l'Evangelista narra che Gesù le si avvicinò, la prese per mano e la fece alzare. È questo il racconto che possiamo fare delle ultime ore vissute da Don Maurizio nella sua casa. L'unzione ricevuta gli ha fatto percepire in profondità la vicinanza di Gesù. E poi, quel prendere per mano di Gesù, che è il mistero del Natale che abbiamo celebrato, rappresenta il vincolo d'amore che ci unisce sempre a Lui. In quell'essere presi per mano vi è l'atto creatore di Dio. E nel Salmo abbiamo detto che Lui, Dio, non viene meno nella sua alleanza con noi. Quella stretta di mano fatta da Gesù alla suocera di Pietro è il suo soccorrerci, il suo sostenerci. E poi è narrato che Gesù fece alzare lei. Gesù dischiude dunque a noi il mistero della sua Pasqua e in particolare della sua risurrezione. Con sobrietà di tratto, con discrezione di parole e di gesti, Don Maurizio, nel suo ministero, ha potuto donare questi stessi gesti di vicinanza, una vicinanza che cura, di amore che consola, di vita che rialza tutti coloro che si incontra, che lui ha incontrato nelle comunità dove ha svolto il suo ministero. E in questi ultimi tempi, da quando Don Maurizio è tornato nella sua Dalmata, egli è sembrato salire quassù ad esprimere una leggerezza che ha connotato tutto il suo ministero. Egli si è sempre rivestito di silenzio, anzi, lo cercava e in esso stava bene. Si combinava con il suo sorriso contenuto, carico di uno sguardo di conoscenza interiore e profondo. Era il suo modo di essere e anche di rapportarsi con ognuno. Il ritmo di fedeltà e l'attaccamento quotidiano con cui ha svolto il suo ministero sono scritti ora nel cuore delle comunità a cui è stato inviato. Quello che è detto di Gesù nella lettera agli Ebrei proclamata come prima lettura, Don Maurizio lo ha portato sulla propria pelle, nel suo stile semplice e fedele di svolgere il ministero. Abbiamo proclamato, perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio. È detto di Gesù che Don Maurizio ha seguito le orme di Cristo. Quando si è trattato di sollevarlo dall'impegno diretto di parroco con Don Maurizio, a motivo del suo stato di salute più precario, mi aveva colpito il suo attaccamento affettivo e spirituale alla comunità di Campolongo che portava nel cuore. Possiamo dire in tutto simile ai fratelli, come è di Cristo. Quella piazza tra la chiesa di Campolongo e la canonica era uno spazio di attaccamento alla gente, di cura pastorale, di missione, di preghiera, di sguardo d'amore. Come è detto nel Vangelo, tutta la città era riunita davanti alla porta. E le parole mai eccessive che Don Maurizio pronunciava avevano sapore evangelico, dette con precisione e misurate, e veicolavano incoraggiamento e fiducia. E lui si sentiva corrisposto, sostenuto dalla popolazione. Quando ci si preoccupava per il suo stato di salute, glielo si chiedeva,
trapelava in lui questo sentirsi accudito e aiutato. Un grazie alle comunità, alla comunità di Campolongo. Aveva lui parole buone di fiducia nei confronti della sua gente e si sentiva in pace con essa. Io ho un ricordo particolare della prima visita che gli feci. Si doveva salire da Campolongo a Costalta. Svolgeva anche lì il suo ministero. Riteneva che quella salita fosse impegnativa per me. Dunque salii con lui, guidava la sua panna e compresi in quel tragitto e da come guidava, da come affrontava le curve, la consapevolezza con cui si donava e si spendeva nel ministero. E la sua era anche attenzione ed era anche trepidazione. Si è fatto carico lui in quella circostanza della guida, come tante volte voi, sue comunità, avete avvertito e sperimentato che si faceva carico di tante situazioni di vita che lui ha portato essenzialmente nel cuore, nei suoi pensieri, nella concretezza poi della sua carità. Ecco, ora è bello rivisitare per noi la sua ultima stagione di vita, qui nella comunità di Tampa, accompagnato dai familiari e da persone che gli sono stati fianco a fianco. Con le parole e gli eventi riportati nel Vangelo appena proclamato, noi possiamo rivedere in profondità, scoprire il senso di questa sua ultima stagione. Ecco, si diceva di Gesù nel brano del Vangelo: al mattino presto si alzò quando era ancora nel buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. In questa ultima fase di vita, Don Maurizio ha continuato così il suo ministero, continuando a vivere con la preghiera nel cuore delle comunità a cui è rimasto legato. Grazie, Don Maurizio. Ora la nostra preghiera raccoglie intercessioni, ma anche il rendimento di grazie, quanto abbiamo ricevuto e condiviso con Don Maurizio. E diciamo con fede: noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per Don Maurizio possano essere di esempio la sua bellezza e umiltà, la sua pacatezza e accoglienza verso il prossimo, la sua bontà che sempre ha dimostrato verso le comunità che ha servito durante il suo ministero. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per l'amore e l'affetto che Don Maurizio ha sempre dimostrato per la comunità di Campolongo, perché anche ora dal Paradiso possa intercedere e pregare per ognuno di noi. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per i meriti e le preghiere del nostro amico e socio Don Maurizio, che hai chiamato a te nella gloria celeste, ti chiediamo di aiutarci a restare sempre fedeli a quegli ideali di amor patrio, di spirito di sacrificio, di concordia, solidarietà e fratellanza che hanno fatto grandi nel tempo i nostri paesi, i nostri corpi e le nostre associazioni. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per il nostro caro Don Maurizio, grazie per tutto il bene che silenziosamente hai saputo diffondere intorno a te. Con il tuo silenzioso e fruttuoso operare ci hai insegnato che l'amore
è anche affidarsi generosamente alla volontà del Padre, nella certezza che non siamo mai soli e possiamo contare sempre in quel tenero abbraccio paterno che ora già stai sperimentando nella beatitudine del cielo. Aiutaci ad essere fedeli discepoli del Cristo, seguendo il tuo esempio di guida instancabile. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per il nostro caro Don Maurizio, pastore dalla fede incrollabile, persona umile e di buon cuore, sempre disposta ad aiutare in diversi modi chi a lui si rivolgeva. Grazie per l'esemplare vita sacerdotale che hai dimostrato nell'affrontare serenamente le diverse battaglie. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Anche in questo tempo sospeso tra speranze e attese per un futuro senza epidemie, Don Maurizio ha saputo infondere coraggio e forza ad ognuno di noi. È finito il tempo del suo cammino in questo mondo. Resteranno l'esempio, il sorriso fraterno e l'amore che ci lega indissolubilmente a lui. Dal bel cielo che ora può contemplare non più come in uno specchio, aiuti tutti noi che gli vogliamo bene ad essere missionari fedeli, perseveranti e caritatevoli nell'amore verso il prossimo. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per i defunti delle nostre comunità, possano trovare la gioia e il dono promesso in compagnia dei santi. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci. O Padre, nella preghiera ti abbiamo raccontato nel bel mistero di Don Maurizio. Tu conosci in profondità le vicende, le storie e anche quei dati misteriosi della nostra vita che tu hai preso al cuore e che stai portando a compimento. Affidiamo questo nostro fratello e tuo servo alla tua misericordia e affidiamo anche le nostre attese e le nostre aspettative per Cristo nostro Signore. Padre,
per questo sacrificio che le comunità ti offrono, concedi al tuo servo Maurizio, sacerdote, di contemplare nello splendore della tua luce il mistero di salvezza che egli ha fedelmente servito sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Innalzo i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre Santo, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita senza fine, la risurrezione dei morti. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e i santi e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedo, Signore, che si uniscano alle nostre umili voci nell'inno di lode. All'Occidente offra il tuo nome il sacrificio per te. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione.
e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. E rifaccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il Vescovo Renato, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia, ti hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello sacerdote Don Maurizio, che l'altro giorno hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai invito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra, e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle di tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto, e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nella vita e nel ministero di prete di Don Maurizio, lo dobbiamo ricordare, il Padre nostro è una continua riflessione, un continuo percorso per tornare, per riconoscere il Dio il Signore di tutti. Ed è anche l'uomo dell'incontro dei fratelli e delle sorelle che si sentono. Questa preghiera ci faccia sentire questa unità con Lui, con tutto quello che Lui ha già vissuto e ci ha donato. E volentieri lo cantiamo per offrirlo al Padre in rendimento di grazie. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, hai detto agli Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare al nostro peccato, guarda alla fede della tua Chiesa e dona a tutti unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
preghiamo. O Dio, ci hai accolto alla tua mensa, concedi al tuo servo Maurizio presbitero di godere della visione dei misteri di cui fu dispensatore nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel primo pomeriggio di mercoledì 13 gennaio, dopo aver ricevuto la santa unzione dal parroco Don Fabio, Don Maurizio ha lasciato questo mondo per entrare nella liturgia del cielo. Per le sopravvenute difficili condizioni di salute, era stato costretto a lasciare l'amata parrocchia di Campolongo alla fine del 2018 e a risiedere nella sua abitazione qui ad Acca, assistito con premuroso affetto dai familiari e dalle varie signore che si sono succedute e lo hanno aiutato. Alle sorelle, alla cognata, al cognato, ai nipoti, ai parenti, a quanti hanno conosciuto e stimato Don Maurizio e gli sono stati vicini nel ministero, e in particolare in quest'ultimo tratto di vita, esprimiamo la sentita partecipazione, la sincera riconoscenza di tutta la nostra Chiesa diocesana. Così come il nostro grazie va a tutti voi presenti a questa celebrazione, anche chi si sono fatti presenti in questi giorni, anche ieri sera a Campolongo, un grazie alle rappresentanze delle parrocchie, ai gruppi, alle associazioni, ai sindaci, e a quanti partecipano con la preghiera che ci unisce nella comune fede nel Signore risorto. Don Maurizio Doriguzzi Bozzo era nato ad Anta nel marzo 1941 nella famiglia di Luigi e Giulia Meglia, che ebbero la gioia di avere anche un altro figlio religioso e sacerdote, padre Angelo, dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, a lungo missionario in Madagascar, mancato nel 1994. Incoraggiato dall'indimenticato parroco Don Alberto Chiarelli, il giovane Maurizio decise di frequentare gli studi nei seminari di Feltre di Belluno, fu poi ordinato presbitero dal vescovo Gioacchino Muccini a Longarone il 29 giugno 1968. Il suo ministero si è svolto nei primi anni come vicario cooperatore a Sospirolo e a Polpette, fino al 1972. In seguito Don Maurizio tornò e rimase sempre tra queste montagne del Comerico, a cui era affezionato e da cui si allontanava con molta fatica. Divenne infatti prima parroco di Dosoledo dal 73 all'82, poi, per oltre 36 anni, si prese cura della parrocchia di Campolongo. Dal 2003 al 2016 fu anche parroco di Costalta. La conclusione del suo servizio pastorale a Campolongo, nell'inverno tra il 2018 e il 2019, fu motivo di grande sofferenza per lui e per la comunità, che lo ha sempre amato, come è già stato ricordato, per il suo stile semplice e discreto, per la generosa dedizione con cui accompagnava la sua gente nei vari momenti della vita, interessandosi dei problemi familiari e anche sociali, come il buon pastore che condivide tutto con il suo gregge. Con la sua mitezza e la sua bonomia sapeva essere accogliente e propositivo, favorendo la collaborazione dei suoi parrocchiani, la vivacità della comunità nei diversi ambiti pastorali, la familiarità nelle relazioni con giovani e adulti e con le diverse realtà associative del paese. Era inoltre appassionato di lettura e curava la sua formazione religiosa e culturale, impegnandosi tra l'altro con molto scrupolo nella preparazione delle omelie per stimolare e accompagnare la crescita spirituale dei suoi fedeli.
In occasione del saluto a Campolongo nel 2019 disse delle parole che appaiono significative anche oggi, le ricordiamo. Disse: il cuore vorrebbe continuare, ma le forze non sono più quelle di una volta, e allora, come succede in montagna, bisogna fermarsi e riposare. Sono stati anni di lavoro, di gioie, anche di ansie e preoccupazioni, sempre però vissute nella certezza dell'aiuto del Signore. Vi porto tutti nel cuore, ricordandovi sempre nella preghiera, insieme ai tanti amici che non ci sono più. Quello di oggi non è un addio, comunque non arrivederci. Allora, uniti nella speranza cristiana della vita eterna, diciamo oggi a Don Maurizio il nostro arrivederci, un sincero grazie, e lo affidiamo all'amore del Padre. Sia Lui ora, il Signore, che ha tanto amato e servito, a ricompensarlo per il bene seminato nel suo cammino di uomo e di prete, sull'esempio di Gesù, mite e umile di cuore. Carissimi fratelli e sorelle, il nostro fratello Maurizio, presbitero nella nostra chiesa di Belluno Verde, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna che lui ha annunciato e testimoniato, ora lo raccomandiamo l'amore misericordioso del Padre. È un gesto di riconsegna gratuitamente e anche con grande senso di ringraziamento. Lo vogliamo accompagnare con la nostra preghiera, oltre che con il nostro affetto. Nel battesimo Don Maurizio è diventato figlio di Dio. Nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri. Ora possa partecipare al convito dei santi nel cielo. Con lui risorgerà nell'ultimo giorno.
Noi ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che ci hai donato. Lo hai donato a lui in questa vita e sono diventati il segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia che è senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con questo nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso, Gesù Padre Angeli, in tua terra, suscitiante martire, e per tua santa Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.